Siamo pronti a cominciare il derby. La Lazio dunque recupera Siviglia, recupera Peruzzi che erano in dubbio prima dell'inizio della partita, nelle ultime ore che hanno preceduto questo derby. La Roma recupera Totti, recupera anche De Rossi, c'è stato un piccolo risentimento anche per lui muscolare. Di fatto nella Lazio manca solo Berami della formazione che è considerata titolare, Berami che è stato convocato per la prima volta dopo i guai che arrivano da giugno con il suo problema muscolare che non si è mai di fatto risolto fino adesso. Berami però non è neanche in panchina, sarà pronto comunque per le prossime partite. E la Roma a gestire il primo pallone con Mancini e poi Pizarro, c'è fallo però ai danni di Mancini e dunque calcio di punizione per la Roma. Fabio, abbiamo visto subito la posizione di Pandev, no? Largo a destra, l'avevamo preannunciato e così è. Infatti andrà lì a coprire proprio per non lasciare quell'uomo in più alla Roma sulle due fasce che poteva creare problemi alla Lazio. Prova a cambiare tutto, Mexes. Arriva Tonetto a sostegno, cerca subito un pallone in verticale per Totti che era in posizione regolare, ha chiuso comunque la Lazio. Massimo Oddo, Mudingai, attaccato, perde palla, sembra aggressiva la Roma in questo avvio. Totti attaccato anche lui, c'è fallo su Francesco Totti, calcio di punizione, protesta Siviglia, lo allontana il direttore di gara. È pronto a battere proprio Francesco Totti, chiedeva palla accanto a lui Tonetto che si andava allungando sulla sinistra, adesso invece rientra e Totti avvicina adesso invece a Pizarro per battere questo calcio di punizione. Dentro c'è Mexes, c'è anche De Rossi, pallone basso però lo tocca Mudingai e lo mette direttamente in fallo laterale. Rimessa in gioco dunque per la Roma, il secondo minuto del derby, 0-0. Mancini per Totti, all'indietro il suggerimento per Tonetto che fa girare Kivu. Mexes cerca la profondità a Mexes e Taddei che arriva sul pallone, lo tiene in campo di tacco, prova a servirlo centralmente per De Rossi che è in ritardo, poi c'è il recupero di Panucci che mette però il pallone in fallo laterale, approva comunque l'intenzione del compagno, si sarà rimessa in gioco dunque per la Lazio. Abbiamo visto anche Vincenzo Montella che siede in panchina, per lui si parla di un futuro in Inghilterra già da gennaio, forse al Fulham. Attaccato Panucci e chiuso proprio da Mutarelli, poi centrale, il suggerimento per Pandev in area di rigore, Pandev per Rocchi al limite, non riesce a controllare, a girarsi per il tiro. Prova a ripartire la Roma, ha subito fatto vedere di essere veloce, però la Lazio va via Mancini adesso, non segue Mudingai, Siviglia e Mudingai, ancora Mancini che insiste, Siviglia lotta, alla fine la Lazio ha la meglio e poi subisce fallo Ledesma, c'è calcio di punizione per la Lazio, già battuto, grande ritmo in questo avvio di derby. Ancora Mancini a dare fastidio ad Oddo, Oddo lo ferma ma regolarmente secondo il direttore di gara e poi cede all'indietro ad Angelo Peruzzi, uno degli ex della gara. Sicuramente Fabio un duello importante e determinante sull'esito della partita potrebbe essere quello tra Mancini e Oddo, perché Mancini abbiamo visto la sua velocità sui primi metri può essere devastante, ma dovrà stare molto attento perché Oddo spinge, quindi lui dovrà recuperare anche la propria posizione. Colpo di testa di Mauri che chiama all'uscita Doni in anticipo proprio su Pandev che cercava di avventarsi sul pallone. Tonetto, Mancini, rientra Mancini, lo attacca Oddo, gli porta via il pallone ma commette anche fallo secondo Rosetti, calcio di punizione per la Roma. È servito costantemente Mancini che è molto bravo con i contromovimenti a guadagnare quel mezzo metro su Oddo che poi lo punta, cerca di saltarlo in questo caso internamente e subisce fallo. Totti per Taddei in area di rigore, arriva Taddei, arriva però anche la chiusura su di lui precisa di Sebastiano Siviglia e ci sarà calcio d'angolo dunque per la Roma. È molto bene la Roma subito sugli esterni, prima con Mancini, adesso con Taddei, bravo ad aggredire lo spazio. Inquadrato Cribari, il calcio d'angolo di Totti per Panucci che non arriva, poi Mexes cerca una sforbiciata che è riuscita all'Oria in questo campionato, altro difensore centrale dell'Atalanta contro il Chievo, qui invece a Mexes non riesce la girata, il pallone si perde altissimo sopra la traversa. Questa invece l'azione precedente con Taddei, forse favorito anche dal tocco di Totti che entra in area di rigore, arriva l'anticipo secco di Siviglia. Colpo di testa di Kivu all'indietro, però c'è Pandev dentro per Rocchi che è in fuori gioco. Con un attimo di anticipo l'inserimento senza palla di Rocchi, quando è arrivato il pallone di Pandev è stata segnalata la posizione irregolare di Rocchi che non c'era. Era in posizione regolare Rocchi. E qui abbiamo visto la posizione di Pandev,
che gioca leggermente in diagonale, soprattutto quando sul rinvio del portiere va sulle spizzate di Mauri, bravo ad allungare, e poi la posizione, Rocchi è molto bravo ad agire alle spalle del difensore centrale, la posizione era corretta. C'è fallo ai danni di Mancini, lo ha commesso Mudingai, calcio di punizione ancora per la Roma. Se ne sono andati quasi 5 minuti nel corso del primo tempo, 0-0 tra Lazio e Roma, con Rosetti che ha scelto un metro arbitrale abbastanza deciso, fischia molto per evitare che la partita gli possa sfuggire di mano nei primi minuti. Sì, deve tenere il metro di arbitrale per tutta la partita in questa maniera. Totti va via, Totti rientra, palla sul destro, Totti ancora cerca il cross sul secondo palo, non ha colpito bene e il pallone si perde sul fondo. Si arrabbia molto Mancini perché era libero proprio sul secondo palo. Qui la prima grande giocata di Totti, parte in posizione regolare, rientra, poi però al momento del traversone ha colpito forse un po' d'esterno e il pallone gli è uscito. Sì, si lamenta Mancini, ma sicuramente secondo me la palla era per lui, perché vedi, vuole alzarla, scavalcare il portiere, ma non la colpisce benissimo. Taddei, Mutarelli passa, Taddei commette fallo, calcio di punizione per la Lazio. Si era pensata anche la possibilità, mentre batte in fretta la Lazio, ma bisogna ripetere, si era anche pensata la possibilità di vedere un Mutarelli più largo sulla fascia, una posizione che ha occupato con Rossi, ma che ha occupato comunque anche in carriera spesso, in genere a destra. Comunque Fabio, è da notare anche i tre giocatori d'attacco della Lazio si scambiano spesso e volentieri la posizione. In questo momento vediamo Mauri a destra, centravanti, lo sta facendo Pandev e Rocchi a sinistra. Pallone infiltrante per Pandev, chiama palla Doni e la fa sua. Tonetto. Pissarro. Kivu attaccato da Rocchi, se la cava cedendo all'indietro a Doni. Panucci. La Roma non vuole buttare via la palla, vedi, vuole far girare palla anche nella propria metà campo, ma rischiando qualcosa, che la Lazio è abbastanza aggressiva, non subito all'inizio, però appena riescono a fare un passaggio in orizzontale diventa molto aggressiva, come in questo caso. Mudingai porta via palla a Mancini, i due si sono già incontrati spesso. Mancini qui interviene scivolata ma commette fallo, calcio di punizione per la Lazio. Sì, qui si è innervosito, un fallo un po' di frustrazione perché gli aveva portato via la palla bene prima nella pressione fatta singolarmente da parte di Mudingai, e qui c'è il fallo di Mancini. Eccolo qui il nazionale belga. È pronto a battere Oddo, calcio di punizione. C'è Cribari, poi sul secondo palo arriva un colpo di testa a liberare di De Rossi e ci sarà calcio d'angolo per la Lazio. Mauri in area di rigore insieme a Emilson Cribari, Pandev, Rocchi. Adesso Mauri si è allontanato, va a prendere l'eventuale ribattuta, dentro anche Siviglia. Oddo cerca il secondo palo, trova Mexes appostato, ancora Oddo. Altro cross interessante, non riesce ad arrivare Mauri, ma c'è un fallo all'interno dell'area di rigore dell'attacco della Lazio, calcio di punizione per la Roma. La seconda palla di Oddo di una difficoltà incredibile, lui è riuscito a metterla dentro con l'interno piede forte e tesa, poi c'è stato il fallo, ma per due volte insomma sono stati battuti molto bene questi corner da parte della Lazio, sempre molto veloci, difficili per i difensori. Oddo trova l'anticipo su Mancini, poi Pissarro di forza a centrocampo su Ledesma. Ancora David Pissarro in profondità, lo scatto di Tonetto, riprende il tempo Siviglia che protegge il pallone, lo lascia scivolare sul fondo, ci sarà rimessa da fondo dunque per Angelo Peruzzi. Sì, sempre attenti i due difensori centrali della Lazio, coprire le spalle dei difensori esterni che sono molto aggressivi, vogliono andare sempre sull'anticipo. Qui si era fatto sorprendere alle spalle Oddo, ma Siviglia attento. Massimo Oddo va profondo. Si è staccato bene Mauri all'indietro, il colpo di testa di Kivu, era stato bravo Stefano Mauri a cercare un pallone alle spalle della difesa della Roma. Panucci. Doni. Kivu. Con calma la Roma. C'è Mauri che praticamente fa il marcatore quasi su Pissarro, qui Rocchi e Mauri commettono fallo ai danni di De Rossi.
e impedisce così una rapida circolazione del pallone, perché la Roma cerca sempre di appoggiarsi su Pisano. La Roma vuole preferire una manovra più ragionata che immediata, perché davanti sa che col lancio lungo fa fatica ad andare a conquistare la palla in elevazione di testa, quindi vuole giocare palla bassa, superare la metà campo, e non è facile perché la Lazio è aggressiva. Come sottolineavi tu, Mauri, specialmente su Pisano, a quel punto si deve liberare De Rossi. Per rotta Mancini, toccato il suo tentativo di passaggio per Tonetto, la rimessa laterale ancora per Mancini, che tiene in campo il pallone con difficoltà, chiede di metterla sul petto al suo compagno e Tonetto chiede scusa, in effetti era troppo lunga la rimessa laterale, ha messo in difficoltà proprio Mancini. Oddo attaccato dallo stesso Mancini, sul suo rinvio c'è Pisarro pronto, cerca un po' di spazio Pisarro, cambia tutto, ha visto Panucci dalla parte opposta. Applausi per Pisarro, che con il passare dei mesi sta conquistando il pubblico della Roma dopo un avvio un po' difficile nelle prime giornate di campionato. Panucci ancora in profondità a cercare l'inserimento senza palla di Perrotta, poi salta Taddei, c'è uno scontro, si gioca però e poi invece l'arbitro ferma il gioco, c'è fallo di Taddei, calcio di punizione per la Lazio, Angelo Mangiante da bordo campo. Angelo. Sì, intanto l'accenno di Totti a palla lontana verso la panchina, facendo segno che è tutto ok alla caviglia destra, ha tranquillizzato la panchina. Poi l'altro aspetto che riguarda Mancini, che deve continuare a dare profondità con scatti continui sulla fascia, così vuole Spalletti per tenere sempre impegnato Oddo. Non era stato fischiato calcio di punizione, aveva solo interrotto il gioco Rosetti, che ha ripreso scodellando il pallone, pallone poi servito da Totti, restituito alla Lazio. Colpo di testa di Pandev, l'anticipo di Rocchi, ancora Rocchi uno contro uno, è scivolato Chivu, poi si è rialzato Rocchi ancora in area di rigore, cerca un varco, non lo trova, Chivu chiude, ancora Rocchi, prova a dargli fastidio anche Pandev, il raddoppio, sempre Rocchi, riesce a crossare ma non colpisce bene, c'è rimessa dal fondo per la Roma, 11 minuti, 2 secondi, 0-0. Sì, interessante la posizione di Pandev, perché lui va ad impegnare quasi sempre Tonetto, che nell'uno contro uno contro un attaccante puro può andare in difficoltà, e di testa la prende quasi sempre, e sulla spizzata Rocchi ci arriva. Mexes, Panucci, Tonetto attaccato da Mudingai che lo mette giù, calcio di punizione, ultimo richiamo di Rosetti, non ne accetto più, dice a Mudingai, al prossimo ci sarà probabilmente cartellino giallo, il prossimo una certa entità naturalmente. Pisarro cerca l'apertura per Panucci, viene incontro dei Rossi, Panucci preferisce Taddei, si gira Taddei, cerca Totti per l'1-2, dentro pallone di Totti per Perrotta, inserimento senza palla, grande uscita di Peruzzi con i tempi giusti. Classica azione della Roma, da sinistra verso destra coinvolgendo Totti che viene fuori con l'inserimento di Perrotta, ma bravissimo Angelo Peruzzi, viene fuori con il tempo giusto, sempre con faccia in avanti, con grande coraggio. Uno dei pochi portieri che è sempre uscito in uscita bassa, faccia in avanti, proteggendosi con le sue braccia, ma sempre con grande coraggio, una delle sue caratteristiche principali. Tonetto cerca la profondità per Mancini, che non può raggiungere il pallone, Peruzzi lo controlla, ci sarà ancora rimessa da fondo per la Lazio. Andiamo a sentire da bordo campo anche Stefano De Grandis, che è vicino alla panchina di Delio Rossi. Stefano. Sì, devo dire che Delio Rossi è molto teso, è sempre in piedi, sempre seguendo la partita, non si è mai messo seduto, però non ha mai protestato su nessuna delle azioni dubbie, non si è neanche rivolto, insomma di solito si incuriosiscono, quindi è molto concentrato, ovviamente segue moltissimo la prestazione di Pandev, che deve essere il primo dei due trequartisti, chiamiamoli così, a venire indietro, mentre Mauri viene a coprire centralmente. C'è una spinta di Gribari ai danni di Totti, che si stava avventando sul pallone, eccolo qui Totti e il tocco da dietro di Gribari, Totti frena in tempo per non finire sui cartelloni pubblicitari, calcio di punizione per la Roma. Fischierà Rosetti, si allontana Mutarelli, calcio di punizione affidato a Totti che cambia tutto per Tonetto. Vuole 1-2, palla all'indietro invece per Pisarro, Pisarro l'allarga rischiando un po', poi il pallone arriva comunque a Totti, c'è un intervento durissimo ai danni di Panucci, calcio di punizione per la Roma, con Mutarelli che professa la sua innocenza, dice di essere arrivato solamente in ritardo sul pallone, Rosetti si fa vicino e ammonisce Mutarelli. Allora il gioco è chiaro, i due esterni di difesa non ha frenato la corsa, guarda,
Lo prende bene. Sì, assolutamente, sì. Questa è una munizione sacrosanta. Pensavo che Rosetti non avesse visto che era lontano dall'azione e non volesse ammonire il giocatore della Lazio, invece giustamente gli ha dato il cartellino giallo. I due difensori esterni della Roma hanno spazio, quindi cambi di gioco e poi sono a turno o Mudingai o Mutalei dall'altra parte ad andare a chiudere, ma devono trovare il tempo giusto. Fino adesso ci sono riusciti. Calcio di punizione affidato proprio a Francesco Totti, con Panucci che si è ripreso. Totti va da Panucci, è arrivato però il controllo facile di Ledesma, che poi ripropone subito in velocità il contropiede della Lazio, che prova a spingere con Pandev, chiuso da Kivu che gli prende bene il tempo, poi Mexes che stava recuperando, Pandev però gli soffia il pallone, centrale il suggerimento per Mauri, allarga per Rocchi, ha capito tutto e ha chiuso per Rotta, che era rimasto lì rientrando dal calcio d'angolo, posizione di fuori gioco di Mancini, calcio di punizione per la Lazio. Lento Mexes a recuperare la posizione, anche prima sul limite, sulla linea di centrocampo ha sbagliato perché è rientrato verso il centro, tanto qui vediamo la posizione irregolare di Mancini. Non ha fatto i due passi all'indietro, quando si è accorto che la linea della Lazio si stava alzando era troppo tardi. Non riesce ad agganciare il pallone Pandev, ci sarà rimessa laterale per la Roma. Eccolo qui, Goran Pandev, 3 gol in 4 partite. Il giocatore più sostituito della Serie A, 11 volte. Tonetto. Va profondo, cerca Totti. Colpo di testa di Siviglia, c'è fallo di Totti, calcio di punizione per la Lazio. Siviglia rimane a terra dopo lo scontro con Totti. Siviglia, un altro ex, nel 2001-2002 appena 5 presenze con la Roma, è un addio un po' polemico, perché disse che di fatto la Roma non gli aveva dato la possibilità di mettersi in mostra come avrebbe voluto. Bisogna capire come si è fatto male Siviglia, perché nel cadere, perché Totti ha commesso un fallo perché non riusciva ad andare a prendere questa palla, è andato sull'uomo, l'ha toccato leggermente. All'indietro tocco per Cribari, Siviglia, Oddo cerca la profondità, trova l'opposizione di Mancini, poi Ledesma, attaccato Ledesma, rischia di perdere palla, si rifugia ancora all'indietro su Siviglia. Pandev, colpo di testa di Kivu che ha spinto, calcio di punizione per la Lazio. Se non ha trovato il tempo, col punto nello stacco, ha alzato le braccia, ha commesso fallo. Troppo veloce il tentativo di Mauri, che non ha trovato Rocchi sullo scatto profondo. Kivu, Mexes, sale alto il pressing degli offensivi della Lazio, Mauri e Rocchi sono i primi due ad andare in pressing, e poi Pandev che invece retrocede un po' più sulla destra in seconda battuta. Il colpo di tacco di Mauri che prova ancora a liberare Rocchi, arriva però sicuro Doni e fa su il pallone. Se ne sono andati 18 minuti, partita, Beppe, che sembra un po' bloccata. Si cerca di farla la Roma, vedi, partendo da dietro, ma fa fatica perché deve accelerare, è troppo lenta in fase di iniziazione. La Lazio è messa molto bene, fa densità nella propria metà campo, chiude bene gli spazi, è sistemata bene e fa fatica la Roma. Totti cercato in profondità, il pallone però è troppo lungo, non può raggiungerlo Francesco Totti. 26 derby per lui, con quello di oggi recordman assoluto nella Roma. Angelo Mangiante da bordo campo. Angelo, sì, a proposito di queste due mosse, cioè Mauri su De Rossi e Pandev su Pizarro, con questo pressing sta creando un po' di difficoltà lo sviluppo della manovra della Roma. Spalletti ha chiesto proprio di dare palla anche a Kivu, quindi per iniziare in questo caso lo sviluppo della manovra proprio dalla difesa. Regolare l'intervento di Tonetto secondo la terna arbitrale. Allora prova a riproporre Panucci in profondità per Perrotta, di tacco per Totti che accomoda il pallone, c'è fallo su Perrotta lontano dalla palla, non hanno permesso ai giocatori della Lazio l'inserimento senza palla di Perrotta. Adesso c'è Mancini però in area di rigore, uno contro uno, Mancini prova a rientrare, il tiro deviato, la palla è lì, non riesce a cacciarla a volo Taddei, insiste ancora Perrotta che si è alzato, il pallone però termina in fallo di fondo, ci sarà rimessa per Angelo Peruzzi. Ha avuto una grande occasione Taddei, però ha aspettato troppo la palla in area, non te lo permettono. Mi sembra da quell'altra parte hanno chiuso con grande tempismo, quindi vediamo la giocata di Totti. E a questo punto, e per questo protestava Perrotta, che quando Totti si è girato non ha più ritrovato Perrotta, perché Perrotta era stato fermato e si è lamentato perché era stato trattenuto per la maglia. Era stato Zauri a chiudere bene su Taddei. Il pallone colpito di testa da Mutarelli, poi c'è Panucci. Cerca la profondità, trova ancora l'opposizione di Mutarelli, la rimessa laterale sarà per la Roma.
con le mani proprio Cristian Panucci. Lui derby li ha giocati ovunque, con il Milan segnò il suo primo derby, a Genova ne ha giocati 9, 5 con il Milan, 3 con il Real Madrid, 3 con l'Inter, 2 con il Chelsea, 11, 12 con la Roma. Chiusura di Pizarro, Tonetto, Pizarro cerca l'apertura ancora per Tonetto, uno contro uno su Oddo, rientra Tonetto, Pizarro vuole aprire, c'è Panucci dalla parte opposta, molti cambi di gioco operati da Pizarro, applausi del pubblico della Roma per lui. Panucci cerca il traversone immediato, Panucci, è una palla un po' lenta che arriva senza problemi ad Angelo Peruzzi. E gli sviluppi del gioco della Roma sono quelli, cambio di gioco e poi dovrebbe esserci delle sovrapposizioni con gli esterni che devono spingere con grande continuità. Mauri lascia scorrere il pallone, lo raggiunge Rocchi, gli passa davanti Mexès. Salta anche Rosetti, poi trova sempre Pizarro, c'è l'appoggio di Tonetto a sinistra, ma Pizarro va da Totti che apre il piatto per Mancini, arriva la sovrapposizione di Tonetto, Mancini va per linee interne, si stacca Totti dalla marcatura, arriva anche Pizarro che allarga lui per Tonetto, chiede palla anche Mancini, traversone di Tonetto sul secondo palo, aveva stretto Taddei che non può arrivare sul pallone, dalla parte opposta è proprio Zauri invece che riesce a controllare la palla, ci sarà rimessa laterale per lui. Ci sta anche che Taddei abbia stretto la propria posizione, andare vicino a Perrotto perché Totti era fuori area. Il pallone di Mauri, posizione regolare di Rocchi, arriva la chiusura di Chivu che fa prima di tutti, anche di Doni che aveva cercato l'anticipo, e poi Chivu su Mexès che rischia un po', trova però un buon pallone per Panucci che lo tiene in campo. De Rossi prova a distendersi, la Roma adesso in velocità, c'è Tonetto e c'è Mancini lì davanti, Tonetto prende tutto il campo, c'è Muninga che va in copertura, ricomincia Tonetto, Pizarro, altro cambio di gioco, Panucci dalla parte opposta, deve recuperare Rocchi lì, Panucci ha un po' di campo, si allarga Mutarelli in copertura sulla sinistra, cercato Taddei, messo giù, calcio di punizione per la Roma. Una Lazio molto aggressiva, permette il primo cambio di gioco, tanto qui c'è il fallo, c'è perché va a toccare il piede di Taddei, poi lui accenta un po' la caduta ma sicuramente il fallo c'è. Poi una volta che sull'esterno la Lazio riesce sempre a sistemarsi, andare a chiudere con i tempi giusti, e lì la Roma fa un po' fatica dopo a sviluppare il gioco. C'è Totti vicino al pallone insieme a Taddei che adesso deve rialzarsi, sono andati a saltare Mancini, battuto in fretta ma troppo, il calcio di punizione bisognerà ripetere, c'era Taddei a terra, l'arbitro aveva detto che il gioco ormai era stato interrotto da troppo tempo, quando il gioco è interrotto da molto tempo deve riprendere con il fischio del direttore di gara. Stefano Di Grandis, velocemente Stefano. Velocemente, quando ci sono i campi di gioco devono stare attenti i due mediani, non vuole il raddoppio dei romanisti, degli rossi sulle fasce. Calcio di punizione affidato proprio a Francesco Totti, Mexès, Mancini, Panucci e De Rossi in area di rigore. Sono i tre saltatori della Roma più Mancini. Palla sul secondo palo, si stacca De Rossi, non riesce ad agganciarla, e su spalle c'è Tonetto, attaccato da Mudingai. Prova Tonetto a crossare il pallone che però è un po' morbido, Siviglia lo mette fuori, non c'è nessuno però dei giocatori della Lazio che erano tutti retrocessi all'interno dell'area di rigore per il calcio di punizione. Chivu cambia tutto con il sinistro. Va da Taddei, colpo di testa di Gribari che favorisce però Totti che cerca il tiro, la trova Peruzzi e la inchioda prima della linea. Ci ha dovuto fare un passo indietro per recuperare la posizione su questo tiro velenoso di Totti, a girare non pericoloso, però bravo Peruzzi. Sì, perché poteva non aspettarsela la conclusione così al volo. Ha provato a tenere il campo intanto Tonetto, non ce l'ha fatta, rimessa laterale per la Lazio al 23esimo, è arrivato il primo tiro in porta effettivo della partita, scoccato da Totti, parata sicura però di Peruzzi, intanto c'era calcio di punizione per la Lazio, anzi no, l'arbitro aveva interrotto nuovamente il gioco. Allora vi spiego cosa era successo, la palla era rimasta in campo su indicazione del guardaline, l'arbitro invece aveva dato la rimessa laterale alla Lazio e allora ha dovuto scodellare De Rossi perché aveva interrotto il gioco. Mancini, colpo di testa di Mancini, la palla era già uscita però anche in questo caso interviene Rosetti, c'è rimessa laterale da Oddo a Siviglia. Mutarelli, Pandev, Mauri, c'è Rocchi che è andato in profondità, rientra da fuori gioco in tempo, il pallone per Zauri che viaggia a sinistra, il cross per Rocchi, lo mette fuori Mexès, rimessa laterale per la Lazio. Sì, buona questa iniziativa di Zauri che finora non aveva preso queste iniziative di sovrapposizione sull'esterno, fa fatica lui a arrivare con queste palle veloci, arrivare al cross molto bene, lui è un destro, posizionato perfettamente Mexès a copertura del primo palo.
rimessa laterale proprio per la Lazio, ha cercato Tommaso Rocchi, arriva a colpo di testa di Panucci, poi il traversone di Pandev a cercare Mauri, ha calciato però senza alzare la testa, non ha visto la posizione di Mauri, era comunque difficile trovarlo perché era in mezzo a due giocatori della Roma. Chivu, Pizarro, l'apertura per Panucci, viene incontro Taddei, all'indietro il pallone per Doni, Chivu, Tonetto, Chivu, c'è ancora il cambio di gioco, però un po' lenta la circolazione del pallone della Roma perché la Lazio chiude veramente molto bene tutti gli spazi. Panucci, cercato Totti, inseguito da Gribari, Totti prova ad andarsene, saltato Gribari che lo tiene per la maglia, calcio di punizione e giallo per Emilson Gribari. È stato un po' fortunato qui Totti perché è andato incontro, poi il rimpallo è stato favorevole, a quel punto aveva saltato, non ha... poi ci sta tutta la munizione. Plateale, trattenuta del difensore brasiliano della Lazio, calcio di punizione per la Roma. È importante però che Totti abbia voglia di fare questi movimenti ad allargare sull'esterno, perché quando la palla arriva sul cambio di gioco sul difensore non deve avere solamente la giocata scontata sul Taddei, ma anche la punta che viene incontro. De Rossi per Totti, che cambia tutto per Tonetto. È venuto incontro per Rotta, partecipa all'azione Pizarro. Vuole cambiare tutto ancora, poi invece c'è l'inserimento centrale di Mancini in area di rigore, ha spinto Mancini, calcio di punizione per la Lazio. Sì, però Mancini che è andato lui ad occupare la posizione di centravanti, l'anno scorso in assenza di Totti l'ha anche fatto abbastanza bene, qui taglio alle spalle dei due difensori centrali, però nel recuperare la posizione lui spinge leggermente. È pronto il rinvio Peruzzi. Stacca di testa Chivu, Mudingai, dentro per Rocchi, Mexes, Pizarro, non riesce ad agganciare, Mudingai, Pandev, si gira, Pandev, gran palla dentro, Mexes in copertura sul taglio di Rocchi, che applaude comunque le intenzioni di Pandev. Zauri sbaglia, Totti a dar fastidio a Cribare, Siviglia, un po' di indecisione, Siviglia allora prende l'iniziativa e di testa cede all'indietro a Peruzzi. Siviglia cerca ancora la battuta profonda, arriva Tonetto a centrocampo, colpo di testa di Ledesma che forse era stato anche ostacolato da Perta, il pallone arriva dalla parte opposta a Doni. Panucci appena ha un po' di spazio, Mauri cerca sempre questa giocata in velocità alle spalle dei due difensori centrali per Rocchi, in questo caso Rocchi non ci ha creduto, è rimasto fermo. Mexes, Chivu, Pizarro, attaccato da Rocchi, ancora Pizarro, Rocchi lo mette giù, si prosegue per il vantaggio, Tonetto, Chivu, Mexes, De Rossi, parte lui perché c'è un barco interno, lo prende tutto De Rossi, 1-2, Totti dentro ancora per De Rossi, era splendida l'azione tutta di prima della Roma, c'è stato fallo su Perrotta, non si è concretizzato il vantaggio, calcio di punizione per la Roma. Ha dovuto prendersi dei rischi qui De Rossi perché ha portato palla centralmente dove la Lazio si chiude molto bene, ma ha saltato il primo pressing, a quel punto c'era lo spazio per poter andare dentro e qui il fallo c'è. Calcio di punizione per la Roma, Angelo Mangiante da bordo campo. Angelo, l'urlo ripetuto di Spalletti, Simone Simone, perché la Roma cerca spesso la faccia, soprattutto quella sull'asse Mancini Tonetto, ma Spalletti vuole che si cerchi di più Simone Perrotta, proprio l'arma chiave per vie centrali per mettere in difficoltà i centrali della Lazio. È pronto a battere Pizarro. Tonetto, Mancini, Totti, fuori Pizarro e poi Perrotta non arriva a chiudere e poi il gioco è fermo perché c'era fuori gioco al momento del tiro di Perrotta, sulla respinta di Peruzzi si era trovato in fuori gioco, ma in realtà Perrotta non era in fuori gioco, era Mexes che era in fuori gioco. Però Mexes, qui Airoldi lo individua, anzi De Rossi, non Mexes. Però Perrotta, la posizione di Perrotta era regolare. Sì. E lì a quel punto si su Perrotta, poi c'era fallo. Sì, Mexes è andato verso il pallone, anche se la palla poi ha raggiunto Perrotta. In linea teorica non era da segnalare la sua posizione di offside. Tonetto. Perrotta.
attaccato Mudingai, lo ferma con l'aiuto di Ledesma, c'è fallo di Perrotta su Mudingai. Ledesma a memoria su Mudingai, che prova a tenere un difficile pallone in campo e non ce la fa. Ancora un'occasione però con un tiro da fuori della Roma, questa volta di Pizarro, ben liberato da Totti. Ma quando la Roma riesce a servire Mancini, che può puntare l'uomo, a quel punto si creano sempre delle situazioni importanti, perché si abbassa la difesa della Lazio, non è più aggressiva, ha paura dell'uno contro uno, allora c'è stato lo spazio, lo scarico dietro e il tiro in porta. Mancini, 1-2 con Perrotta, ancora Mancini dentro per Perrotta, Perrotta per Mancini, c'è anche Totti lì accanto, Mancini vede ancora Perrotta, lo serve sulla corsa, Perrotta in area di rigore, ancora splendida azione della Roma, bravissimo Gribari a fermare Perrotta. Pandev cerca di trovare Mauri, Kivu ha deciso di provare a rischiare qualcosa di più sullo stretto, mi sembra la Roma, per cercare di farsi vedere. Doni intanto rischia moltissimo vicino alla linea di porta e regala di fatto la palla alla Lazio, che prova a spingere, il pallone però è uscito, c'è rimessa laterale. Mutarelli non ci sta, tutto è nato da una indecisione di Kivu. Pallone era fuori, non pizzicava la linea, mi sembra. Qui rivediamo invece l'azione tutta di prima tra Perrotta e Mancini, con Perrotta che riesce nella prima finta ma non riesce poi a scaricare di nuovo il pallone. No, bella la combinazione fra i due, doppio 1-2, e poi alla fine però è difficile, perché a quel punto la difesa si stringe ad imbuto ed è stato bravo il centrale a venire fuori Cribari con il tempo giusto. Ma prima dicevo, Chivo aveva la palla per poter rilanciare, si è complicato la vita, ha scaricato dietro, a quel punto Doni anche lui stava combinando un pasticcio. Calcio di punizione per la Lazio al 31esimo sullo 0-0. Cercato Mauri, che la mette giù e la gira al volo, palla alta sopra la traversa. E Mauri va di fisico su queste situazioni, lì secondo me deve stare molto più attento De Rossi, che lui è bravo a saltare di destra, invece qui nessuno è andato a disturbarlo per paura della spizzata, ma lui l'ha messa giù di petto, poi non ha trovato la coordinazione per calciare meglio. È pronto il rinvio ancora Doni, che cerca subito Kivu. Pizarro, Mexes, sale Mexes, cerca Totti, colpo di testa in anticipo di Cribari. De Rossi la mette giù per Pizarro, ma ha capito tutto Pandev, De Rossi torna su di lui, Kivu e poi Tonetto. Si arrabbia molto Spalletti in panchina. Mancini sulla corsa di Tonetto, che prende il tempo a Mudingai, Mudingai saltato, Tonetto ancora verso il centro, c'è Perrotta in area di rigore, salvataggio, rischia tutto di Ledesma in calcio d'angolo. Le combinazioni sugli esterni attaccano lo spazio molto bene, perché se lo creano con dei movimenti a venire incontro e alle spalle di Oddo c'è sempre spazio. Bravissimo Ledesma. Calcio d'angolo per la Roma, che però da qualche minuto riesce a trovare più combinazioni, perché rischia qualcosa di più nello stretto. La Lazio è molto aggressiva, però lì la Roma adesso sta giocando molto bene, la grande tecnica e velocità dei suoi giocatori. Vuole l'interno dell'area di rigore Totti, fa movimento De Rossi, anche Mexes, taglia Panucci, non arriva De Rossi, Mudingai cerca la profondità per l'inserimento di Pandev veloce e in anticipo Kivu si rifugia in Doni, che cerca ancora Kivu, controllo non facile di Kivu, perde palla, c'è rimessa laterale, Stefano De Grandis da bordo campo. Stefano, la Lazio deve essere molto più veloce secondo De Rossi ad uscire in questi frangenti, quando il pallone viene scagliato lontano la Lazio deve essere veloce a riportarsi in alto, altrimenti viene schiacciata dalla Roma. Le possibilità di contropiede devono essere sfruttate con la velocità di tutta la squadra a portarsi in avanti. Palla piena di Mutarelli, che aveva ragione a dirsi innocente nell'intervento su Chivolo, ha toccato poi, ma c'è solo rimessa laterale per la Roma. Si è alzato Cristian Sisossi e Manfredini nella panchina, ma solo per parlare, credo. Mi sembra che ci sia nessun giocatore della Lazio in difficoltà al momento. Cribari rischia su Mancini, non aveva visto, forse Mancini due volte è fortunato nel rimpallo, perché la Roma poteva andare con i suoi uomini direttamente in porta, c'è comunque rimessa laterale per la Roma, ha rischiato moltissimo qui Cribari. La Lazio se la cava, Mancini in opposizione. E ancora la Lazio che prova ad uscire, cercato Mauri, colpo di testa di Mexes altissimo, poi è andato giù Taddei, si continua a giocare, Pizarro cambia tutto, ma c'è fallo di Taddei, calcio di punizione per la Lazio. Giudicato falloso questo intervento di Taddei. Angelo Mangiante da bordo campo, Angelo.
terreno è molto umido, talvolta ci sono dei rimbalzi anche irregolari, per questo il consiglio di Spalletti a Doni, che era stato incenerito dall'allenatore dopo quel suo errore nel rilancio, di giocare il più possibile facile con i piedi. Kivu lascia scorrere, ci sarà rimessa dal fondo per Doni. Doni è diventato titolare della Roma in ottobre, lo scorso anno, proprio in un derby tolse il posto a Curci. Kivu va via, Pandev prova a resistere, Kivu l'ha saltato in velocità, si affida però a Mexes, sale alto il pressing della Lazio. Panucci viene incontro Taddei, protezione del pallone, si gira, poi cerca in verticale e lancia ancora sulla fascia. Panucci, De Rossi era andato lì a cercare un pallone giocabile, non è riuscito a controllarlo, la rimessa laterale è ancora per la Lazio. Mauro è all'indietro, Ledesma, altra palla dentro, cerca l'anticipo, Kivu non la trova, Rocchi dentro, il pallone è buono, Mauri contenuto al momento di calciare in porta dalla diagonale di Tonetto. E a terra Pandev, intanto che ha subito un colpo nell'occasione precedente. La Roma per questo ha messo, ecco qui è finito con il piede sopra il volto di Pandev. Kivu, qui Mauri impiega troppo tempo, permette a Tonetto il recupero. Sì, ma è una Roma che rischia molto, perché vuol sempre giocare la palla in fase difensiva, ma la Lazio è molto aggressiva, specialmente sulle linee di passaggio, è molto brava ad andare ad intercettare, poi il campo da attaccare poi è molto poco, come abbiamo visto prima, è arrivata quasi alla conclusione con Mauri che ha ritardato leggermente la conclusione, ma bravo Tonetto. E ancora una volta scodella il pallone Rosetti, la Lazio lo restituisce alla Roma, abbiamo visto intanto nel replay precedente mostrato da Angelo Carosi in regia che in realtà Kivu ha toccato sì l'avversario, ma poi non era finito sopra con il piede come poteva sembrare dalla prospettiva che avevamo visto prima. Panucci, Pizarro cerca l'apertura dalla parte opposta per Mancini, la chiusura di Oddo, De Rossi, Tonetto riesce a tenere il pallone in campo per Mancini, De Rossi attaccato alle spalle da Mauri, calcio di punizione. E la faccia brutta di Rosetti all'indirizzo di Stefano Mauri. Dal fallo c'è tutto, qui la Roma ha cercato di portare i suoi centrocampisti, secondo me si sono invertiti anche la posizione, forse De Rossi con Pizarro, ma qui De Rossi vicino alla palla crea superiorità numerica, fallo di rientro. Mudingai tocca il pallone per ultimo, una rimessa laterale ancora per la Roma, se ne sono andati 37 minuti nel corso di questo primo tempo e punteggio ancora di 0-0. Con le mani Tonetto, Mancini contro Mudingai, cerca di tenere Mancini all'indietro per Tonetto, ha capito tutto Oddo, si è infilato bene, cerca un po' di spazio, buono il suo disimpegno su Pandev, prende tempo Pandev, poi cerca Rocchi in profondità, Mexes in copertura, controllo con calma, Panucci, Mexes subito in profondità, Totti e Taddei, Totti prova a far proseguire Taddei, poi il pallone arriva ancora, Totti sinistro, Peruzzi lo aspetta lì. Il movimento di Totti che è importante perché si allarga sempre sulla fascia sinistra della Lazio e lì va a ricevere la palla, due o tre rimpalli favorevoli, qui ha tentato una conclusione di sinistro, secondo me complicata e difficile, poteva servire il proprio compagno centralmente che era Mancini che aveva stretto la posizione. E proprio con Mancini ce l'aveva Totti, due si sono parlati a distanza, rimessa laterale per la Lazio. Colpo di testa di Mexes, la palla è a campanile, la colpisce anche Rocchi, poi ricomincia Pizarro per la Roma. Tonetto. Mancini prova ad andare via, tiene bene su di lui Oddo. Siviglia. Totti a dar fastidio a Peruzzi che rinvia con decisione, anche senza precisione, la rimessa laterale per la Roma, ma Rossi è comunque soddisfatto che Peruzzi non abbia cercato giocate più complesse. Mancini, Tonetto, Pizarro, Mexes, è rientrato da fuori gioco Totti, il suggerimento è per lui, c'è Taddei in mezzo, prende il tempo, colpo di testa sul fondo di niente, Rodrigo Taddei. Sta giocando meglio la Roma adesso, 39 minuti nel primo tempo. Ma è sempre Totti che fa girare tutti, con i suoi movimenti a venire fuori,
quindi se non lo attacchi lui è bravo a girarsi e poi a mettere la palla dove vuole. E i due esterni della Roma si scambiano spesso la posizione, cioè nel senso vanno ad occupare la posizione centrale, in questo caso Taddei. Ha cercato l'incrocio dei pali, sembrava in difficoltà Peruzzi, colpo di testa a centrocampo di Chivu per Mancini, colpo di tacco di Mancini che proprio con un tacco, un gol di tacco diventò uno dei grandi beniamini della tifoseria romanista. Mancini dentro, ancora splendido per Tonetto, Mudingai di fisico, Tonetto commette fallo, calcio di punizione per la Lazio. Comunque buon spirito di sacrificio dai ragazzi di Delio Rossi, perché qui Mudingai ha seguito l'inserimento e non è facile per il centrocampista, pensi sempre che ci sia un difensore dietro, molto bravo ed attento. Salva il pallone Zauri, poi lo colpisce, deviazione di Taddei, rimessa laterale per la Lazio. Taddei alza il pallone, colpo di testa di Ledesma, poi Mexès, ancora Mexès in profondità, Totti fa proseguire per Rotta, arriva la copertura di Siviglia con i tempi giusti, altrimenti Perrotta sarebbe andato verso la porta, in ritardo Pizarro, Mexès di testa restituisce di nuovo palla a Ledesma che prova a impostare per Rocchi, anzi per Mutarelli, c'è Rocchi in profondità, tocco di Rocchi, non c'è fallo su di lui, si prosegue. Ha subito un colpo Mexès. Pizarro, Panucci, si riprende Mexès. Totti, Panucci, andate a prendere lo spazio di Totti, Taddei, Panucci cambia tutto, Tonetto, Chivu, Mancini è venuto incontro, c'è stato un intervento su Chivu che sembra molto dolorante, Rocchi ha detto non è colpa mia, non l'ho fatto apposta, gli ha pestato il caviglia, eccolo lì. L'intervento di Rocchi che involontariamente ha pestato la caviglia all'avversario Stefano De Grandis da bordo campo. Stefano, hai capito tutto come sempre Fabio, effettivamente è stato Rocchi stesso dopo l'urlo di Chivu che si è sentito bene dalle panchine a chiamare Rosetti, ha detto guardi che ho pestato il piede, e praticamente con il piede che è rimasto sotto Chivu ha urlato perché sono distorsioni molto dolorose. Ma sai, questi sono falli brutti perché arrivano da dietro, mentre tu stai scaricando la palla non pensi mai che possa commettere un fallo così, quindi è una Lazio, visto Spalletti che si sta lamentando. Sì, molto. Devo dire la verità, qui mi sembrava che lui avesse provato a fermarsi Rocchi e poi non sei tanto convinto. No, che è andato a prenderlo. Non cattivo, però da dietro sai, vai così sulla caviglia gli puoi far male. Si rialza Chivu. Eccolo Delio Rossi. Scorsa stagione un grande campionato e anche in questa stagione un grande lavoro per il tecnico della Lazio. De Rossi, Totti anticipato, Ledesma, Mudingai vuole cambiare tutto, Chivu stava per rientrare, Tonetto prolunga probabilmente il pallone e dovrebbe esserci calcio d'angolo per la Lazio. Ma c'è sicuramente calcio d'angolo per la Lazio, perché mancava proprio il difensore centrale alla Roma, a quel punto c'era un buco, però Mudingai ha tergiversato a lanciare la palla in profondità permettendo a Tonetto di chiudere la posizione. Mauri, Cribari, Rocchi in area di rigore, Oddo a battere, palla tagliatissima, Cribari, Doni la tiene, incredibile parata di Doni su colpo di testa di Cribari, strepitosa parata di Doni su colpo di testa di Cribari. Cosa ha fatto? Incredibile, sembrava dentro questa palla, invece un riflesso impressionante, è andato a prendere a levarla da sotto la traversa. Che parata, strepitoso Doni, una molla, era bellissimo il colpo di testa di Cribari dritto sotto l'incrocio, Doni come un gatto. Sì, perché la difesa si era fatta sorprendere sul primo palo dal movimento incontro di Cribari che aveva girato perfettamente la palla. E comunque splendido nel battere i calci d'angolo Oddo, Rocchi all'indietro per la Lazio che prende coraggio con Pandev, Pandev allarga per Oddo, ancora uno contro uno, Oddo rientra, poi è costretto a scaricare all'indietro Ledesma con il sinistro, Ledesma 1-0. Non l'ha vista partire questa palla perché è rimasto sorpreso il portiere, l'ha vista all'ultimo momento perché non era un tiro fortissimo ma preciso che si è infilato all'incrocio.
Christian Ledesma dunque porta in vantaggio la Lazio al 44esimo del primo tempo con un grandissimo gol dalla distanza, grandissimo gol di Ledesma. Eh sì, perché la Lazio aveva creato negli ultimi minuti insomma un paio di situazioni importanti. Su questa palla venuta fuori ha lasciato andare il mancino, un tiro un po' sporco così, però che portiere non l'ha visto e si è infilato all'incrocio. Eccolo Ledesma prendere il pallone e poi di sinistro infilare l'incrocio dei pali. Condoni che, come dice giustamente Beppe, non poteva vedere il pallone che partiva. Grande gol di Ledesma comunque. Ancora il sinistro di Ledesma che gira quando Doni lo vede troppo tardi. E poi l'ovvia grandissima esultanza dei giocatori della Lazio, le facce invece perplesse di quelli della Roma. Ci sarà rimessa laterale per la Lazio, intanto tra poco vedremo anche quanto recupero verrà concesso, appena un minuto. E dunque in questo finale di primo tempo la Lazio passa in vantaggio in un derby. Passare in vantaggio così alla fine del primo tempo è importantissimo. No, molto importante, perché sotto l'aspetto psicologico è una mazzata per gli avversari. Qui veramente ha trovato un gol importante Ledesma, forse il giocatore più criticato della Lazio questa prima parte di campionato. Veramente ha lasciato andare quel sinistro in una maniera perfetta. Ci sarà adesso rimessa laterale per la Roma, che vuole reagire se possibile subito. Avete visto Taddei cercare di incoraggiare i suoi compagni. Zauri in profondità, arriva il colpo di testa di Kivu all'indietro per Doni. Sembrava la Roma in un momento di controllo della gara, poi improvvisamente la grande traversa di Cribari con una strepitosa parata di Doni e subito dopo il gran bel gol di Ledesma. Due grandi giocate della squadra di Delio Rossi. Cribari, colpo di testa per Rocchi che prova a partire in contropiede, posizione regolare, Rocchi in area di rigore, salva De Rossi, poi Mexes, ma c'è uno scontro a centrocampo, è fermato di nuovo il gioco Rosetti e a terra Pandev che ha subito una testata nello scontro precedente con Kivu, mi sembra. Sì, a Kivu è crollato proprio a terra. Rocchi non se ne poteva accorgere ovviamente perché era fronte alla porta, mentre adesso c'è una discussione tra Mauri e Siviglia. Sì, perché Siviglia si era preso con Totti. Sì, perché Siviglia stava litigando in effetti proprio con Francesco Totti e Mauri lo ha allontanato. Stefano De Grandis da bordo campo. Stefano, è anche finito il primo tempo, l'arbitro manda tutti a prendere il tè caldo, finisce 1-0 per la Lazio, il primo tempo Stefano. Sì, qualche piccola scintilla con Totti, poi con Perrotta e quindi Mauri è andato a dividere. Super spot.